È stato inaugurato a Scampia, nel plesso di via Bacù dell'Istituto Comprensivo Alpi Levi, il nuovo spazio polifunzionale della scuola, recuperato grazie ad un intervento di riqualificazione edilizia realizzato dal Comune. Ospiterà diverse attività laboratoriali, sportive, interculturali, ludico-ricreative e artistiche ed è dedicato alla memoria di Ciro Esposito e della piccola bosniaca Rosa Azovic, morta all'età di 2 anni nel campo Rom di Giugliano. Presenti all'inaugurazione il sindaco Luigi De Magistris, l'assessore alla scuola Anna Maria Palmieri ed Antonella Leardi, madrina dell'associazione Ciro Vive, che è partner della scuola. L'associazione Ciro Vive nasce proprio per lanciare un segno di forza, di speranza, di vita. Io dico sempre, dalla morte di un seme deve nascere, non che io spero, deve nascere un albero forte e fruttifero, e questi sono l'inizio del germogliare di questo seme morto. Quindi è una cosa bellissima, meravigliosa stare in mezzo a tutti questi bambini che portano questi cuoricini, non solo per Ciro, ma per tutte le vittime innocenti che sono morte senza un motivo valido. Ancora una volta un investimento dell'amministrazione tra mille difficoltà in una scuola strategica della nostra città, Carlo Levi, l'area Alpi, vicino al campo Rom, un esempio di integrazione perfetta tra tutti i bambini della nostra città. A Napoli non ci sarà mai una differenza discriminatoria tra i bambini, una città solidale che accoglie, che considera le differenze un valore, e anche in questi giorni, tra mille difficoltà, faremo in modo che nessuna deportazione, nessuno sgombero avvenga nella nostra città, ma anzi sistemazioni e allocazioni in aree riqualificate, con unità abitative, con prospettive di integrazione, senza un euro, perché mai un euro ci danno, e senza nessuna forma, come dicevo prima, di discriminazione. La mattinata è stata accompagnata dallo spettacolo dei ragazzi dell'istituto, realizzato nell'ambito del progetto Alleanza Vincente Educativa sulla prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica. L'istruzione, l'aggregazione, lo sport, tutte le cose positive portano ad istruire questi ragazzi e ad allontanarli da ciò che la realtà a volte impone loro, una realtà che poi non è realtà, una realtà che loro conoscono in un modo distorto. Quindi non solo in questo quartiere, ma in tutti i quartieri difficili di Napoli, l'aggregazione, le associazioni fatte col cuore, fatte, ecco, senza scopo di lucro, ma solo per amore, sono importantissime.